C'è un dragaggio che è atteso da decenni, c'è una vasca di colmata che va realizzata al più presto per poter pensare al dragaggio, al deposito dei fanghi dragati e in sostanza a fondali più consoni alle attività dello scalo pesarese. Sono stati questi i temi principali affrontati giovedì sera dagli operatori del porto di Pesaro durante la visita in capitaneria della nuova autorità portuale del Medio Adriatico, Vincenzo Garofalo. Un'autorità che di fatto sovrintende tutti i porti di Marche e Abruzzo. Garofalo ha fornito buone rassicurazioni sulle intenzioni di realizzazione delle opere, ma più difficoltà a livello di tempistica per una macchina operativa e burocratica alquanto complessa. L'autorità portuale ha già avviato questo percorso da tempo. Noi abbiamo all'incirca, penso, nell'arco di 4 mesi potremmo anche arrivare a un punto interessante, cioè quello di avere un adeguamento tecnico funzionale pronto. Quindi direi entro l'anno dovremmo riuscire ad avere l'approvazione di un adeguamento tecnico funzionale, dopo inizia la parte che riguarda ovviamente l'analisi che viene fatta al Ministero dell'Ambiente, quindi su tutte le autorizzazioni che devono essere date all'ambiente. E lì non possiamo dare un tempo certo, perché è un procedimento che ha una sua conduzione abbastanza complessa, speriamo che vengano affrontate con tempi veloci, ma un tempo non posso assolutamente dirlo. Durante l'incontro è emerso anche che il 6 luglio verrà completata la prima bozza del piano regolatore del porto, che con tempi anche in questo caso lunghi andrà poi integrato al piano regolatore della città di Pesaro. Altro tema trattato è stato quello della possibilità di trasportare i sedimenti al largo. Purtroppo voi sapete che il problema dell'intero Adriatico, perlomeno parlo di quest'ambito della regione Marche, è quello di trovare dove depositare i sedimenti. E noi abbiamo in ogni caso sempre in corso una richiesta di autorizzazione per poter trasportare quei sedimenti che sono trasportabili al largo della costa. Però bisogna vedere, non ci aspettiamo un'analisi favorevole da questo punto di vista nell'ambito del porto di Pesaro.